State ascoltando il meglio di AQPP su M2O. Parliamo di cose serie, parliamo di cose serie perché è il momento di dare spazio alla cronaca, c'è Salvo Sottile. Pico, che pico, amici, io sono Salvo Sottile, ti guardo, mi piaci, indago sulle morti, i casi scabrosi, e scopro chi è stato a scappare, e lo faccio incriminare, sì! Amici di M2O, benvenuti all'Idea Gialla, il programma che non finirà mai. Salvo, ma l'hanno chiuso settimana scorsa. Ah sì? A questo lo pensate voi che siete dei boccaloni? No, Salvo, questo è quello che ha deciso il suo editore di La 7. Ah, ma allora vedete che siete proprio dei boccaloni creduloni. Perché? Perché, scusi? Perché questa storia della chiusura del programma è tutta pubblicità per fare ancora più record di ascolti. Sveglia, caproni! Allora, no, Salvo, si svegli lei perché Linea Gialla è finita. No, maledetti, cosa dite? Il mio programma non può finire così. È Satana, fuori di otto porte di fila dove non batte il sole, maledetti cialtroni portaiella. Vabbè, Salvo, esca da quel corpo. Allora, tanto abbiamo capito che oggi non ha nessuno scoop da dirci. Invece, anche se mi vogliono chiudere, io ce l'ho. Ok, allora, fingendo che sia ancora in onda, di cosa ci parla oggi? Oggi parlerò del fatto scabroso, un qui pro quo mondiale che sta facendo felice tutta l'Italia che va al cinema. Scusi, ma sta parlando dell'Oscar a Sorrentino? Certo, infatti questa premiazione improvvisa e improvvisata ha lasciato di stucco tutta Hollywood, che non si aspettava la vittoria dell'italiano. Ma cosa dice? Ha vinto tutti i festival, erano l'unica certezza. Questo lo dite voi, ma chi ci può dire quale sia la verità? Nessuno, non lo sappiamo. Qui casca l'asino zoppo. Ve lo dico io perché sarebbero successe cose apocalittiche, sarebbero volate parole grosse, usiamo il condizionale, proprio mentre i giudici degli Oscar assegnavano il premio al miglior film straniero. Ma dice veramente? Lei cosa ne sa, scusi? Io lo so perché Risti Tortoretto a mare hanno trovato una registrazione segreta che ora vi faccio sentire. Vai regia! Vabbè, sentiamo. Allora, mo decidiamo quale film straniero è lo migliore di tutti? Per me è quello del giapponese, Bonghi Bonghi! No! Per me è quello americano il migliore! Ma che menghia dici? Se è americano, non può essere film straniero, cretino! Certo. Allora, a chi lo diamo, Calmo, ragioniamo un poco, calmi! Ma con sto cretino non si può ragionare! Intanto cretino lo dice a tuo fratello! Cretino sarà tua nonna Gariola! Allora tuo papà fa i marchette sotto il vaso, tieni! Allora tu vai a fare un bagno che puzzi pure sotto e sopra le scelle! Ehi, voglio basta, vi prego, decidiamo insieme chi vince l'Oscar, che è tardi, poi inizia la premiazione! Per me lo può vincere sua sorella, che me la porta in gamborella! Io ti rispondo, assorret, e me ne vado! Allora me ne vado pure io, e assorret è pure per me! Ma tu guarda, mi hanno lasciato da solo come un cretino. E mo che non mi hanno detto che vince l'Oscar. Non mi ricordo. Assorrito. Yeah! And the winner is Sorrentino. E anche questo l'abbiamo trovato. Vaffanculo. Vaffanculo. Bene, dunque, amici, avete sentito, solo per questo motivo qui pro quo Sorrentino ha vinto l'Oscar. Salvo, ma ha vinto perché il film lo merita, dai, lo sanno tutti. Ma si dice che così è. Io vi ho mostrato la realtà che il mondo non vi fa vedere. Qui l'unica cosa che non si vede più è Linea Gialla, perché glielo hanno chiuso. Porca pupazza storta, adesso vado da Cairo di La 7 e gliene canto 4, guarda. Ecco, bravo, vado a cantare che forse è meglio per lei, su. Allora io vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata di Linea Gialla, il programma che nessuno può chiudere. Perché? Perché le chiamilo io. Ma no! Capito la battuta? Sì, ciao Salvo! Ciao, Salvo. Ti spiezzo i due! Sì.